Dov'è sto giocattolo? Tanto lo so che adesso appare il nemico. La Madonna mi ha sparato in faccia. Neanche proprio il colpo che mi ha ucciso e dovevo rientrare. No, 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 un colpo singolo che mi ha shottato. Ma è leggendario. Oh, ma ragazzi, un colpo mi tira, un colpo. Ma meno male che non si perdono soldi alla morte e simili. Ma spero che ne valga almeno la pena, cioè che mi dia qualcosa di utile. Ma spero che ne valga almeno la pena. Grazie. Ma vai a fanculo. Bambina? Non è il momento. Non è il cazzo di momento. Come? Come mi ha colpito che ero protetto? Non serve il cecchino, ragazzi. Questo c'ha un'armatura grossa così. C'ha tanto così di armatura, sto stronzo. L'unica opzione plausibile che ho è aspettare che faccia lo sbuffo. Quando fa lo sbuffo di fuoco, posso attaccarlo. Dove sta andando? È morto? Minchia, meno male che non sono morto. Un forcone. Tutto questo per un furgone. Un furgone, un forcone. Ah, ma la creatura era un topo! Era un cazzo. Stavamo inseguendo un topo di merda che aveva rubato un cazzo di coniglio di peluche. Stavamo inseguendo una creatura. Wow, un topo di merda! Stavamo inseguendo un topo! Guardalo, il forcone supremo. La ricompensa ultima per esserti spinto fino a qui. Il loot è randomico per i leggendari. Lo posso capire. Era un robot. Qualcuno può clippare questa frase? Era un robot. Era un robot. Puttana Eva. Era un robot. Mio zio Sam è venuto a trovarmi, però si è perso. Devo andare a cercarlo. Cavolo, è finito nel quartiere dei supermutanti. Gliel'avevo detto di non passare da qui. Gli avevo detto di passare per l'autostrada, ma lui no, no. Conosco la strada, vengo qui da 40 anni. Ho visto, bravo zio. Il mio fucile da cecchino, qualsiasi che sia, non fa più il danno di una volta. È finito il tempo dei cecchini. No, dai. Non è vero, sono i supermutanti che sono molto troppo resistenti in questo titolo. Vabbè, magari in realtà è anche una cosa buona, In Fallout New Vegas veramente gli sparavo un colpo in un qualsiasi punto e li shottavo, bene o male. Sono grandi, grossi, ha senso che non tutto gli faccia danno. Vediamo se la mia idea funziona. Non è servita un gran cazzo di niente, benissimo. Cavolo, fa più danno la pistola che tutto il resto. Fa più danno una pistolina che un fucile da cecchino colpendo in testa. Benissimo. Oh, meno male che sta pistolina non l'ho buttata. Guarda qua che danni che fa. Santo cielo, benvenuta in squadra. Buongiorno, signore. Aspetti che cambio arma, Che ultimamente sto usando sempre le stesse armi, quindi se non le dispiace le sparo con il fucile. Cavolo, dovevo riparare le armi, mi sono dimenticato. Vabbè, usiamo le armi che sono messe meglio oggi.
Buongiorno. Credo che effettivamente usare una pistola contro dei supermutanti non sia una bella idea. Meglio usare armi un filino più grosse. Eccoci qua. Vedi come si risolvono queste questioni? Cos'è? Un floater sicuro. Io pensavo che fosse uno dei loro cani. Ah, buongiorno. Scusi, non l'avevo... Ma da dove spara sto floater? Spara attraverso il pavimento. Eccoci qua. Ha visto com'è semplice? Eccolo qua, buongiorno. Mi scusi, non sapevo dov'era. E la stavo cercando. Anche lei, non si preoccupi che adesso arrivo. Aspetti che prima deprendo il cadavere. Mamma mia. Perché non riesco a passare? Un muro invisibile mi bloccava. Mamma mia. Se sparo in testa con sta arma, destabilizzo qualsiasi nemico. Madonna. La migliore arma che abbiamo trovato finora. C'è una cassaforte nascosta qui, vediamo. Ma perché si distruggono sempre ste statue del cavolo quando arrivo io? Vabbè, alla cassaforte ci andiamo dopo. Prendiamo questi appunti. Grazie, che sennò prendo le radiazioni. Trova il bunker di Sam Blackwell. Sam, dove ti stai nascondendo? Ti nascondi qua, da queste parti, eh? Ci sono già stato? No, non ci sono già stato. Sono stato al motel Southern Bell, però. Dai, almeno i ghoul non credo di aver problemi col cecchino a farli fuori, dai. Almeno quello. Guarda quello lì che si è appena nascosto. Dai, resta fermo. Niente, se ne... No, no, dai. Resta lì. Oh, che soddisfazione. Eccone uno che sta salendo le scale. Ah, di poco. Alla spalla l'ho preso. Resta lì. Così non senti più dolore. Oh, ridendo e scherzando, dall'inizio della serie, io pensavo, figa, ad arrivare al livello 50 ce ne vorrà. Scusa un attimo. Posso prenderti? Ecco, stai ferma. Posso prenderla questa lucciola? No, strano. In un gioco come Skyrim l'avrei potuta raccogliere comunque. Che carina. Questi sono dettagli apprezzabili comunque, dai. E dicevo, da qui al 50 ce ne passerà. Poi vedi gente di livello 666 e dici... Beh, se giocano dall'inizio dei tempi e sono a livello 666, il tempo per farli e i nemici per fare quei livelli ci sono. Poi io non so come scalino i nemici, se c'è un cap tipo oltre al 100 non vanno, oltre il 200 qualcosa. Uno Yaoguai morto. Deve essere passato qualcuno di qua. Un uovo di Deadclaw? Addirittura? Oh no, uova rotte. Beh, se questo è un nido di Deadclaw, dovrò fare molta attenzione. E come mi avete detto tempo fa, oltre il livello 50 gli special non aumentano più. Io ti dirò, avendo quasi tutto tranne carisma bene o male all'8, a parte forza che ce l'abbiamo al 10, non penso di essere comunque messo male. A che livello siamo ora? Al 48. Se porto agilità a 8 e l'ultimo punto lo metto, che ne so, a carisma per ogni evenienza, siamo su una buona linea di comunque ottimizzazione. Perché da quello che ho visto comunque tutti quanti i dialoghi hanno multiplo di 4, quindi 4, 8, 12. Me ne era capitato uno, se non sbaglio, a 12 di intelligenza o di percezione. Non penso di arrivare con qualche, che ne so, Mentas al 12, però una buona parte con i dialoghi a 8, secondo me, ce la togliamo. Carisma se lo portiamo al 6, non mi ricordo cosa aumenti il carisma, però almeno due punti li prendiamo, arriviamo a 8, così posso stare tranquillo negli eventuali dialoghi. Quella, quante scorie radioattive qua, eh? Meglio essere previdenti e prendere un Radix. Oh, come sempre caverne nel sottosuolo dell'umanità. Bravo, bravo, resta lì. Guardalo che scappa. Cosa fuggi? Cosa fuggi? Sei un Deadclaw? O una fighetta?
Ho affrontato bestie peggiori ultimamente. Soprattutto un robot che mi shottava con un singolo colpo. Guarda, oltre quest'area non si va. Oh. Uccidi una creatura enorme. E abbiamo ottenuto una ricompensa. Grazie. Questa è la migliore arma che abbia mai potuto trovare. Insieme al mitragliatore da calibro 50. Grazie. Trova il bunker di Sam. Ci fosse qualche indizio che mi faccia capire dove si trova. Allora, meglio mettersi queste due armi come principali. E niente, è andata male. Merda, dove sei? Santo cielo, una sparachiodi, che bello. E altro titanio nero. Certo, quest'arma è potente, ma consuma le munizioni che è una bellezza. Io capisco che chi ha fatto il bunker qui non è che potesse sapere che un giorno si sarebbe riempita di creature talmente cattive che veramente l'umanità ha paura. Però, santo cielo, cioè, wow, che sfiga. Credenziali errate. Ma pensa un po'. Negato. Ma pensa un po' che sfiga. Devo trovare una password, vero? Devasta bunker. Apri il bunker di sicurezza e scopri i segreti al suo interno. Come fo? Esplora la zona e trova un modo per entrare nel bunker. Ergo, o trovi la password da qualche parte probabilmente, o trovi un'entrata secondaria. Questo cos'è? Rapporto operativo Blackwell. Munizioni? Grazie. Ho reso conto di missione dell'agente Gray. Blackwell non causerà più problemi. L'olonastro mi ha permesso di introdurmi nel bunker come da programma, ma per i modelli futuri servirebbe una portata maggiore. Essenzialmente l'ho fatto funzionare posizionandomi sopra il pannello di accesso. Senza le esche per distrarre quelle cose, sarei morto io invece del senatore. Una volta dentro mi sono trovato davanti a una griglia laser, ma resettando l'alimentazione sono riuscito a passare. Il recupero di una scheda d'accesso è andato meno bene. Ho trovato un tastierino, ma non sono riuscito a decifrare il codice. Suggerisco di mandare uno specialista. Procedo al prossimo bersaglio, dopodiché mi occuperò... di morte, visto che sei morto. Olonastro, perfetto. Guarda, stavo girando a caso io. Riproduci l'olonastro nella parte anteriore del pannello d'accesso. Io continuo a pensare, va bene che effettivamente tutto questo quello è morto? Sì, è quello che ho ucciso prima, meno male. Comunque, queste zone sono studiate, bene o male, per farti giocare queste zone quando comunque sei pro a questa zona. Però, cavolo, se ci arriva uno di under level qua, mica tanto facile la cosa. Olonastro di bypass. Accesso utente aggiornato. Salve. Salve a lei. Posso scendere? Ecco fatto. Un'altra parte di questa missione è andata. Esploriamo il bunker sperando che non sia infestato. E anche se lo fosse, non credo che ci sarà roba grossa come Deadclaw di fuori. Penso ci saranno più robe come gli scarafaggi. Sai, no? Come il bunker di Abby. Un bauletto di livello 0? No, è un problema. Ecco fatto. E c'era dentro una birra. Vabbè, bello. Yeah, acqua purificata è un rimedio. Che poi il rimedio così generale, proprio la soluzione a qualsiasi malattia dell'umanità. Tubo elettronico del circuito. Non lo so. Credo di aver aperto appena qualcosa. Oh, eccola qui la griglia laser. Buongiorno. Fammi indovinare. Dovrò bypassare anche questo. Credenziali errate. Ma va? Come faccio a superarla? Sportello del salvavita. Ah, giusto. Aveva detto che effettivamente bisognava solo spegnere e riaccendere l'elettricità. Ma poi potrò uscire? Lì c'è una pistola, grazie, e Judy. La mia piccola morta per colpa delle mie scelte. Fa che Judy non sia morta invano. Chissà perché non mi aspettavo niente di diverso.
Ripristino manuale di sicurezza. Perfetto. Reimposta il salvavita nella lavanderia. Apri il condotto di ventilazione sopra il generatore. Attiva il tubo elettrico del circuito nei condotti di sopra. Tutto il merito va a Judy e il suo elusivo sogno di tenere accese le piastre contemporaneamente. Ok. Apri il condotto di ventilazione. Quindi il salvavita, quell'altro bottone, li ho già fatti, per fortuna. Eccolo qua, perfetto. Ok, ora dovrebbe... Errore. Credenziali, impronte digitali, richieste. Eccotele qua le mie impronte digitali. Credenziali registrate, accesso consentito. Grazie. Quindi, un altro mistero ora? Esplora la camera blindata del bunker. Fammi indovinare, mi serve una password. Password che potrebbe essere o nascosta qua dentro o dentro questo computer. O magari qua dentro? Non penso, forse è un'altra missione questa. Possibile codice di documento d'identità del congresso 778232. Vabbè, certificato di divorzio. Perfetto. Possibile codice 121855. Vabbè. Un fucile da cecchino, ma che bello. Di livello 40, quindi bene o male sono del livello appropriato per questa zona io. Promemoria informazioni. Ecco qua. Possibile codice 417604. Pensa se però ci sono i tentativi e oltre un certo tentativo non ti fa più entrare. Controlliamo anche il computer, non si sa mai. Possibile codice il giorno della morte di Judy 02 15 84. Ok, abbiamo quattro possibili codici: il giorno della morte, l'anniversario, documento d'identità e il numero di fattura. Non penso sia il giorno della morte perché vuol dire che se no l'ha reimpostato. Però mi manca ancora questo da controllare. No, niente qua. Il codice d'identità potrebbe essere una possibilità. La fattura misteriosa non credo. Allora, io proverei con l'anniversario. 1, 2, 1, 8, 5, 5. Errore. Codice a 6 cifre. Richiesto. Perfetto. Allora, proviamo il giorno della morte. 0, 2, 1, 5, 8, 4. Codice accettato. Ma l'ha reimpostata. Era la seconda ipotesi più plausibile. Dipinto. Vediamo. Benvenuto al White Springs, scheda di accesso del congresso. Ascolta l'olonastro, benvenuti a White Springs. Ok, olonastro, benvenuti al White Springs. Salve, stimati senatori e membri. Sono anche salito di livello. Benvenuti nel futuro del governo americano. Benvenuti al White Springs. Ok. Progettato per comfort e sicurezza di massimo livello. Certo. Il White Spring, situato sotto al lussuoso resort che porta lo stesso nome, sarà la vostra oasi di pace in caso di attacco nucleare. È una festa privata, insomma. Vi basterà presentare la scheda d'accesso allegata al vostro... Che ho appena preso, benissimo. La centrale del bunker penserà al resto, illustrandovi le funzionalità della vostra nuova casa e nel contempo sostenendovi nella gestione degli incarichi governativi. Certo. Quando si verificherà l'inevitabile... Che è successo? A noi, nel White Spring. Probabilmente molti sono andati lì e molti sono morti. E molti di quei ghoul che abbiamo ammazzato lì sono quelle persone.